Adesso parliamo del contratto di affitto. In pratica è un contratto che rientra sempre nel genus della locazione. Fatto sta che diciamo, il locatore mantiene la denominazione, tale denominazione, mentre invece quello che ricopre il ruolo del conduttore nel contratto di locazione, nel contratto di affitto, viene così denominato affittuario. Appartiene al genus della locazione perché comunque è disciplinato appunto in una sezione del capo sesto del titolo terzo sui contratti tipici, il quarto libro dedicato alle obbligazioni, che come sappiamo appunto il capo sesto è dedicato alla disciplina della locazione. Quindi la sezione terza, perché la prima è dedicata alle disposizioni generali, la seconda come sappiamo all'allocazione dei fondi urbani. In pratica è appunto la terza sezione dedicata all'affitto, terza e ultima sezione del capo sesto dedicato alla disciplina della locazione dedicata all'affitto, che a sua volta è suddiviso in tre paragrafi, il primo è dedicato a disposizioni generali, il secondo all'affitto ai fondi rustici, il terzo all'affitto a coltivatore diretto. Allora, con riguardo alle disposizioni generali, parliamo delle obbligazioni che sorgono a carico del locatore e del conduttore. Sono leggermente diverse dalla locazione perché nel caso dell'affitto, in pratica il locatore deve non solo consegnare la cosa, e più che garantirne il pacifico godimento, come avviene nel caso della locazione, è chiamato soprattutto a consegnare anche le pertinenze. Perché diciamo, allora, per sua definizione, diciamo, una norma che in qualche modo definisce il contratto di affitto, troviamo l'articolo 1615, che riguarda appunto la gestione e il godimento della cosa produttiva. In pratica, da questo capiamo come l'affitto sia una locazione che però ha per oggetto specificamente un bene, mobile o immobile, che sia produttivo, quindi in qualche modo fruttifero. Pensate ad esempio alla locazione di una cava, no? O alla locazione di una serie di locali comunque destinati adibiti usualmente, perché dotati comunque dei macchinari necessari ad un'attività spe produttiva specifica. Oppure anche, non so, l'affitto appunto di un fondo rustico, la cui destinazione economica è quella tipica della coltura agricola. Ecco, in tutti questi casi non si parla di locazione, si parla di affitto, e quindi le parti sono locatore e affittuario. E la disciplina è leggermente diversa, più specifica, diciamo, però al contempo ma penso che in quanto compatibili comunque si applichino anche le regole sulla disciplina comunque della locazione, però infatti la disciplina è più specifica e in qualche modo può anche derogare eventualmente a disposizioni più generali sulla disciplina della locazione. Tanto più che appunto le obbligazioni che sorgono a carico del locatore sono quelle specifiche. Troviamo l'articolo 1617, non solo di consegnare la cosa, ma anche appunto tutti gli accessori e le pertinenze, in stato di servire all'uso e alla produzione a cui è destinato. Quindi conta molto, rispetto a quelle che sono invece le obbligazioni dell'affittuario, che nel caso invece del contratto di locazione coprirebbe il ruolo appunto del conduttore. Nel caso della locazione, appunto, abbiamo visto come il conduttore si è tenuto a oltre che a versare il canone corrispettivo del canone, anche ad utilizzare la cosa secondo l'utilizzo convenuto o altro utilizzo desumibile dalle circostanze. Ecco, in questo caso la disciplina è più specifica perché diciamo che l'utilizzo riguarda solo ed esclusivamente una gestione rivolta a favorire la produzione. Quindi se il bene dato in locazione, quindi è produttivo, parliamo di affitto, e se il bene è produttivo, nel contratto di affitto a carico dell'affittuario sorge l'obbligazione specifica di assumere una gestione di mezzi idonea a garantire le ragioni della produzione di quel bene, quindi parliamo di affitto perché il bene è fruttifero, è produttivo, però l'affittuario, appunto, che stipula il contratto di affitto per quel bene, è chiamato a gestire con una tecnica idonea, appunto, la produzione di quel bene. Che significa che se non assume una tecnica di gestione idonea, si aggiunge un ulteriore
causa di possibile richiesta di risoluzione del contratto da parte del locatore, che invece nei contratti di locazione non è contemplata, che è appunto quella appunto di promuovere la risoluzione del contratto in quanto se l'affittuario non gestisce propriamente la cosa, o anche se in qualche modo ne muta la destinazione economica. Quindi le principali obbligazioni dell'affittuario in questo caso sono non solo pagare il canone e utilizzare la cosa secondo l'utilizzo convenuto, ma anche gestirla in modo appropriato per favorire la produzione e mantenere la destinazione economica di quel bene, no? Se appunto generalmente la produzione è indirizzata in un certo modo. Perché se muta la destinazione economica, ecco altra causa appunto di possibile richiesta di risoluzione del contratto sulla base di un presupposto idoneo da parte del locatore. Quindi, poi, con riguardo invece, vabbè, chiaramente rimangono le responsabilità sulla manutenzione, che in questo caso si parla di riparazione comunque da parte del locatore, che sono a carico sotto profilo di spese straordinarie, chiaramente sempre del locatore, e però ecco, c'è un'ulteriore disciplina sugli eventuali miglioramenti. Ecco, in questo caso, sì, anche nel caso della locazione, però in questo caso a maggior ragione, diciamo che i miglioramenti effettuati dal locatore o dall'affittuario possono riversarsi anche su eventuali indennità che possono essere richieste per una diminuzione o un aumento eventualmente dell'equo canone, cioè di quello che appunto nel caso del contratto di affitto non si chiama canone ma si chiama fitto. Quindi, appunto, se in pratica l'affittuario migliora il fondo o se il locatore migliora il fondo, comunque i miglioramenti non devono mutare la destinazione economica del bene e in secondo luogo non devono comunque comportare degli oneri aggiuntivi, degli obblighi aggiuntivi insomma, per il locatore o viceversa insomma, per l'affittuario, però se i miglioramenti sono del tutto idonei, diciamo che possono anche riflettersi sulla possibilità per l'affittuario o per il locatore di richiedere un'indennità che finisce per diminuire appunto il fitto oppure viceversa ne determinano un aumento, seconda di chi ha effettuato il miglioramento e di chi se ne è avvantaggiato. Poi, per venire invece alla disciplina specifica del paragrafo secondo sull'affitto dei fondi rustici, appunto, dicevamo anche fondo rustico è una cosa produttiva. È una cosa produttiva. Ah, poi, come parliamo di una cosa produttiva, parliamo di una cosa fruttifera. Con riguardo ai frutti, appunto, l'affitto di fondo rustico è una cosa produttiva sul piano della produzione agricola, no? Ecco, come ci si comporta in questo caso? Diciamo che il fitto, visto che stiamo parlando di fitto, continuiamo a parlare di fitto, la determinazione del fitto, secondo un articolo, che è l'articolo 1639, che parla del canone di affitto, appunto, fitto, canone di affitto, potrebbe essere determinata, secondo l'articolo 1639, o consiste in una, diciamo, o diciamo, nel valore, in un valore, o determinata in denaro, oppure determinata anche in una quota, ovvero in una quantità fissa variabile di frutti del fondo locato. Ecco, in realtà non è così. Nei fatti, diciamo che il fitto deve sempre essere determinato nel corrispondente valore in denaro, cioè neanche corrispondente, il fitto è determinato in un corrispettivo in denaro, diciamo. Non so se è il caso di chiamarlo corrispettivo. Comunque, il fitto, insomma, deve essere determinato in denaro, non solo, è determinato sulla base di criteri stabiliti per legge e studiati da apposite commissioni, no? Che appunto finiscono per determinare questi criteri che possono fare variare comunque il valore comunque del canone di affitto con riguardo anche sia alla zona dove è situato il fondo e sia chiaramente alla dimensione del fondo, quindi il rapporto alla zona, al territorio e alla dimensione del fondo. Però, dicevamo, beh, visto che stiamo parlando di fitto, continuiamo a parlare e abbiamo parlato di eventuali diminuzioni o aumenti basati su indennità riconosciute per effetto di miglioramenti effettuati al fondo dalle parti, parliamo anche di un'ulteriore situazione che è quella invece che prevede sempre l'ordinamento giuridico e che consente sempre di ricevere delle indennità che si riversano comunque su una richiesta di diminuzione comunque del canone di affitto, ma che sono determinate da situazioni particolari riconosciute dalla legge, quali ad esempio particolari condizioni avverse climatiche che colpiscono il fondo e ne diminuiscono la produzione oltre una certa percentuale, credo che sia sul 30%, quindi se ad esempio un'intemperie, una condizione climatica avversa
diminuisce, finisce per diminuire la produzione di un fondo, può essere anche un'invasione di cavallette, piuttosto che, non so, un tornado, quello che è. Se finisce per diminuire la produzione del fondo di oltre il 30%, in pratica è riconosciuto al coltivatore la possibilità di richiedere una diminuzione del fitto, purché questa non superi la metà comunque del canone di affitto, però comunque può essere una diminuzione anche consistente. Questa è la ragione per cui talvolta si vede anche al telegiornale il contadino che magari si lamenta perché il tornado gli ha distrutto il capanno degli attrezzi e gli ha sradicato le viti, o comunque comunque le pannocchie. Ecco, questo anche proprio ultimamente mi è capitato di vedere l'intervista appunto di un contadino che si lamentava perché una tromba d'aria aveva distrutto appunto il fondo, no? E questo infatti, cioè, succede perché appunto poi il contadino, sulla base della lamentela e della comprovata, insomma, condizione climatica avversa che ha finito per creare pregiudizio alle ragioni della produzione, può poi richiedere una diminuzione consistente del canone di affitto. E, in ogni caso, diciamo che comunque questo vale sia nel caso in cui le condizioni climatiche hanno colpito una zona vasta, quindi una zona che ricomprende più fondi agricoli, ma vale anche nel caso in cui, cioè, una condizione climatica avversa ha colpito esclusivamente un fondo, anche comunque magari di misure comunque anche limitate, come appunto è avvenuto ultimamente. Poi, con riguardo alla determinazione dell'equo canone, cioè del canone di affitto, ci siamo pronunciati. Gli obblighi diciamo, del locatore, dell'affittuario, ci siamo pronunciati. C'è un'altra cosa che volevo dire. Ah sì, con riguardo all'affitto dei fondi rustici, vabbè, con riguardo alla disciplina, di cui il paragrafo terzo, della sezione terza del caposesto del terzo titolo del quarto libro. In pratica riguarda la disciplina dell'affitto al coltivatore diretto. Adesso non stiamo ad approfondirla. Diciamo appunto, quando l'affitto è per oggetto un fondo che l'affittuario coltiva col lavoro prevalentemente proprio di persone della sua famiglia, si applicano le norme che seguono. Quindi in pratica il coltivatore diretto è il contadino che appunto coltiva personalmente, con l'aiuto anche della famiglia, il fondo. Quella che una volta si chiamava nell'ambito dello Stato comunque totalitario, era, diciamo, una famiglia estesa, no? Che si occupava comunque della coltivazione dei fondi, però cooperavano in attività agricola. Però, diciamo, coltivatore diretto, insomma, il contadino, che è professionista, e la disciplina, diciamo, che tende a favorire l'accesso alla possibilità di stipulare un contratto di affitto proprio al coltivatore diretto, in modo tale appunto da favorire l'accesso al fondo al coltivatore diretto, piuttosto che non so, a qualcun altro, quale potrebbe essere un'impresa, un'azienda agricola. E ciò non di meno, diciamo che talvolta appunto il contadino comunque può essere più motivato magari ad affittare il fondo, no? Che deve destinare alla produzione agricola piuttosto che a comprarlo, perché questo gli consente comunque di risparmiare delle risorse che può invece impiegare nella produzione. Ad esempio, anziché acquistare un fondo, preferisce affittarlo e con i rimanenti soldi acquistare delle macchine agricole, quali trattori e via dicendo, in modo tale da favorire appunto la produzione. Poi, con riguardo, adesso concludiamo dicendo che, ritornando un attimo alla disciplina del paragrafo 2 sull'affitto dei fondi rustici, evidenziando la differenza che nella disciplina emerge tra scorte morte e scorte vive. Perché abbiamo detto che l'affitto è per oggetto, pertanto, locazione di una cosa produttiva, no? Però, abbiamo detto che tra le principali obbligazioni del locatore è quella di consegnare non solo la cosa, ma anche tutte le pertinenze e gli accessori, quindi tutte le strumentazioni. Pensate, ad esempio, alla locazione appunto di un magazzino che è normalmente destinato a una produzione di un bene specifico. Se nel magazzino sono presenti tutti i macchinari, parliamo di affitto quando l'affittuario appunto affitta i locali,
in modo tale da proseguire quella tipologia di produzione. E pertanto è chiaro che il locatore deve consegnare sia il magazzino che i macchinari che consentono la produzione. Quindi generalmente i macchinari sono comunque di proprietà del locatore. Però, così come le pertinenze, se nel caso appunto dell'affitto di fondo rustico, ci possiamo riferire ad esempio agli attrezzi che servono per la coltivazione. Se c'è ad esempio nel fondo rustico un capanno degli attrezzi con degli attrezzi che servono a lavorare la terra. Ecco, tutte queste cose devono essere consegnate dal locatore, no? Quindi c'è appunto questa obbligazione aggiuntiva che nel caso del contratto di locazione non c'è, anche se anche nel contratto di locazione generalmente se una casa viene consegnata, ad esempio nell'affitto, cioè nella locazione di un immobile anche adibito ad uso abitativo, comunque in genere viene consegnato con le pertinenze. Però nel caso dell'affitto sorge questa obbligazione specifica. E nel caso anche dell'affitto di fondi rustici, diciamo che la disciplina differisce tra scorte cosiddette morte e scorte cosiddette vive, perché, come sappiamo, un fondo rustico può anche essere destinato non solo alla coltivazione, no? Sicuramente c'è, come abbiamo detto, per l'affittuario l'obbligo di mantenere e preservare la destinazione economica della cosa, no? Della cosa affittata. Però nel caso appunto della coltivazione diciamo del fondo rustico potrebbe essere la destinazione economica, potrebbe essere quella diciamo culturale, no? Però in alcuni casi può anche essere quella invece di allevamento di una mandria di bestiame. Quindi in questo caso abbiamo invece delle scorte vive. Quindi il bestiame, quando il fondo rustico viene affittato e il locatore conferisce anche appunto la mandria di bestiame, in questo caso la mandria di bestiame è considerata una scorta viva ed è sottoposta a una disciplina diversa da quella delle scorte morte. Sotto profilo, e qui si evidenzia proprio tutta la differenza del contratto di affitto rispetto a quello di locazione, perché il contratto di affitto può avere anche degli effetti reali, cioè può avere, come sappiamo, la locazione non è che trasferisce proprietà, trasferisce solo la detenzione del bene. Però nel caso del contratto di affitto, quando si investono, quando appunto abbiamo delle scorte morte, in pratica le scorte morte invece sono gli attrezzi, no? Le attrezzature o ad esempio i macchinari per la produzione. Succede che la disciplina, appunto, con riguardo alle scorte morte, evidenzia delle situazioni che possono anche avere degli effetti traslativi della proprietà delle scorte morte, dal locatore all'affittuario. Per cui le scorte morte. Quindi tutte le dotazioni sono del fondo, quando vengono consegnate all'affittuario, secondo quella che è la disciplina, appunto l'articolo 1640 che parla delle scorte morte, ci dice che se nel contratto di affitto, che come sappiamo poi oltretutto non ha forma perché è un contratto consensuale che può essere, diciamo, perfezionarsi con il semplice consenso delle parti, comunque manifestato anche verbalmente, però se al momento di stabilire, diciamo, nel momento in cui le parti si accordano, c'è una determinazione nominale, no? Sotto profilo delle cose che vengono consegnate, quindi di tutte le pertinenze e delle scorte morte, in pratica le cose rimangono in proprietà comunque al locatore e poi sorge comunque l'obbligo per l'affittuario di restituirle, quindi restituire i macchinari, gli strumenti, eccetera, insieme al fondo. Però chiaramente se non è possibile, l'impossibilità sopravvenuta alla restituzione grava comunque sulla responsabilità dell'affittuario che dovrà comunque corrisponderne alla risoluzione, alla fine del rapporto, il valore in denaro corrispondente. Però parliamo della restituzione delle pertinenze, no? Del macchinario, no? Ecco, però c'è una particolare, la disciplina dell'articolo 1640 sulle scorte morte evidenzia una situazione particolare in cui le cose, quindi macchinari, strumentazioni, via dicendo, consegnate con il fondo, possono essere trasferite in proprietà all'affittuario. Questo quando avviene? Quando al momento di accordarsi le parti, anziché determinare, diciamo, indicare le scorte morte, con sorta di indicazione specifica, no? Di descrizione, se il locatore ne indica solo il valore complessivo, ecco, questo basta a trasferire la proprietà delle cose, quindi dei macchinari, delle strumentazioni, via dicendo, direttamente in capo all'affittuario. Quindi in questo caso l'affitto, assunto appunto in questa particolare indicazione delle pertinenze, ha un effetto traslativo, su un effetto traslativo. Che
che differisce appunto, che nel caso del contratto di locazione pure semplice, invece non può sussistere, non potrebbe sussistere. In questo caso l'effetto traslativo chiaramente rimane però l'obbligo per l'affittuario di, alla risoluzione del rapporto, di corrisponderne il valore all'affittuario, però, cioè scusate, al locatore, però ne corrisponde, cioè la proprietà viene trasferita immediatamente, delle cose immediatamente all'affittuario. In secondo luogo, lo stesso sarà tenuto solo a corrispondere al valore, alla cessazione, insomma, del rapporto. Mentre invece nel caso in cui appunto il locatore concede, diciamo, consegni le pertinenze indicandone anche appunto, indicandone la natura, in pratica diciamo, potrà sempre reclamare la restituzione delle cose quando possibile. Quindi con questo chiudiamo. Concludendo dicendo solamente che per quanto riguarda la durata invece del contratto di affitto, come si era già visto nel caso di locazione di immobili comunque adibiti ad un uso diverso da quello abitativo, anche nel caso dell'affitto, appunto l'utilizzo comunque diverso da quello abitativo, si cerca, l'ordinamento giuridico cerca di garantire appunto le ragioni della produzione, allungando i termini comunque di durata minimi, e stabilendoli addirittura in un termine di 15 anni. 15 anni, chiaramente la risoluzione del rapporto può avvenire allo scadere del termine con l'adeguato preavviso, mentre per l'affittuario è sempre possibile, diciamo, dichiarare disdetta del contratto di affitto con un preavviso però minimo di un anno. Chiaramente rimangono tutti i diritti di prelazione nei confronti dell'affittuario nel caso appunto di si decida di, diciamo, il locatore decida di vendere il fondo o comunque la cosa produttiva e diciamo, la preferenza appunto sull'acquisto o il rinnovo appunto del contratto. È comunque un contratto a tempo, diciamo, che corrisponde, diciamo, al genere della locazione a tempo indeterminato, per cui scaduto il termine, offrendo il preavviso, il locatore può eventualmente appunto dichiarare disdetta. Però abbiamo già visto come si aggiunge rispetto al contratto di locazione la possibilità di risolvere il contratto nel caso in cui invece l'affittuario non rispetti, diciamo, sia inadempiente rispetto alle obbligazioni di mantenere la destinazione economica del fondo e anche eventualmente, non solo mantenere la destinazione economica del fondo o comunque della cosa produttiva, ma anche eventualmente diciamo, gestirla nella maniera più appropriata. Quindi con questo chiudiamo e passiamo invece a parlare, passiamo ad altri argomenti.